È come un fulmine a ciel sereno. Ecco la punta per lo Sheffield United. Benyia Traoré, ventenne, firma un contratto con lo Sheffield United che lo legherà al club fino al 30 giugno 2027. E lo Sheffield va a pescare in Svezia dall'Aken e per poco più di 4 milioni e mezzo si porta a casa questo attaccante appena ventenne e il valore è già di 3 milioni e mezzo, quindi è già qualcuno, Benyia Traoré. E sono tipo quei colpi alla Brewster, alla Ndiaye, quasi sconosciuti, ma poi diventano qualcuno. Strada facendo, è vero. Sarà la prima stagione in Premier che disputerà davanti a Oliver McBurnie, ma lui è un discreto gregario. Basta vedere i numeri dell'ultimo campionato in Svezia con l'Aken. Fa 14 partite, segna 12 gol e mette a referto anche 2 assist, quindi questo è un profilo interessante, è vero. E la Premier League è il campionato più difficile che ci sia, però le qualità, soprattutto la velocità in campo aperto, è un velocista. Tempi di inserimento niente male, rapace d'aria, 12 gol in 14 partite. Vediamo. Secondo colpo per lo Sheffield dopo Anissa Slimane, ecco Benyia Traoré, ufficializzato poco fa, un quarto d'ora fa, anche dal sito ufficiale dello Sheffield United. E allora, sì. Benyia Traoré è un nuovo attaccante dello Sheffield United. Paul Higginbotham sta avendo quello che vuole. Gioventù a sua disposizione per una Premier League che deve vedere la salvezza dello Sheffield. Certezze, partire dalle certezze e poi mettere i giovani. Quindi penso che lo zoccolo duro dello Sheffield United sia quello di alta garanzia, e poi comunque a partire in corso un Benyia Traoré o un Anis Lehmann o chi per loro, anche Osula non è male, vivaio dello Sheffield United, pazzesco. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Qui da me è tutto. È arrivato Benyia Traoré ed è stracontento di giocare allo Sheffield United e non vede l'ora di vedere il campo in inglese e dare il meglio di sé. Queste le principali parole che ha detto all'intervista di presentazione. Bella.